Salve a tutti e bentornati sul mio canale, sono Green97 e siamo qui con un ennesimo musical video. Quest'oggi voglio ritrattare un argomento che è abbastanza ricorrente. Avendo fatto un tutorial su come si suona la ciaramella, oggi lo rifaccio magari in maniera forse un poco più chiara, magari dando qualche consiglio in più sull'approccio di questo strumento, magari facendo degli aggiornamenti relativi a questa cosa. Allora, dobbiamo tenere presente che la ciaramella ci sembra, ma non è uno strumento perfettamente intonato. È uno strumento estremamente difficile da suonare per chi non ha dimestichezza con gli strumenti a fiato, o ci stanno anche quelli che suonano solamente a tastiera e allora provano ancora difficoltà nell'approcciare, proprio nell'emettere il semplice suono con l'ancia. E quindi oggi vi voglio anche parlare di un'importante differenza che c'è anche tra la ciaramella e il flauto dolce. Il flauto dolce noi lo conosciamo tutti, no? Quello che ci fanno suonare alle medie. Anche il flauto dolce non è che è perfettamente intonato, basta solamente uno sbalzo di pressione e vai a suonarlo tu praticamente. Vedete, l'intonazione varia anche con il fiato, mentre invece nel caso della ciaramella, a parte che cambia praticamente la diteggiatura, noi praticamente avremmo in questo caso la tonica proprio sul mignolo con il flauto dolce. Nella ciaramella invece abbiamo la tonica all'anulare con la sensibile al mignolo. Quindi abbiamo praticamente questa diteggiatura. In questo caso si tratta di una ciaramella a 7 buchi. E poi altro problema di chi comincia ad approcciarsi a questo strumento sono appunto le ance. Il costruttore può fare due tipi di ance: quelle coniche che si portano oggigiorno e quelle cilindriche che sono, diciamo, le nostre, una cosa su di cui tratteremo poc'anzi. Allora, c'è da fare una grande differenza tra le ance coniche, come questa, e le ance cilindriche. Allora, ad oggi stiamo assistendo ad una grande importazione di ance spagnole che si mettono di solito su quelle cose, diciamo, quegli strumenti oggi tutti quanti con questo sans che monta all'interno all'estremità dell'imboccatura un manicotto di ottone che serve a immettere l'ancia sopra, mentre invece nella nostra tradizione l'ancia andrebbe propriamente ad incastro in questo modo, vedete? Ed infatti io non ce l'ho il manicotto, perché io sono un tradizionalista. Ed oggi si portano queste ance triangolari, coniche, che in realtà che non sono nemmeno nostre, provengono dalla Scozia e dalla Spagna, appunto. Sono state importate come una sorta di moda. E questa è una cosa che io
Normalmente io non sopporto di far venire altre mode diverse dalla nostra tradizione. Ed ecco, la tradizione nostra ha sempre preveduto ance cilindriche come questa. Io le faccio e anche suono anche ance coniche, ma diciamo con risultati un poco diversi da quella che è la nostra tradizione. Ma devo ammettere che mi ci diverto. Anche se comunque mi diverto un po' di più con le ance cilindriche mi sta venendo bene. Questa qui, come vedete, è un'ancia cilindrica. E diciamo l'impostazione è un poco, seppur simile a quella della canna, ma c'è da ricordare anche una grande e importante differenza tra quelle di plastica e quelle di canna, che questo è anche un altro grande problema. Molti costruttori adesso stanno usando sempre più, me compreso purtroppo, diciamo la plastica per un fatto di dimestichezza e di reperibilità. Le canne purtroppo non sempre ci sono quelle buone e non sempre si ha la possibilità di raccoglierle, però per carità è vero, sono i migliori materiali con cui cominciare, con cui suonare per tutta la vita. La ciaramella è nata con ance cilindriche ed in canne e dovrebbe morire da ance cilindriche ed in canne. Ad oggi siamo passati un poco all'ancia un poco poi all'ancia sintetica, proprio per un fatto di durata, perché le ance di canna anche hanno dei problemi, soprattutto di intonazione e anche di temperatura, cambi climatici possono avere questi tipi di problemi. Soprattutto dopo un periodo che non le si prende, le devi ribagnare di nuovo. E per zampogne poi, soprattutto chi la usa per zampogne, chi ha più dimestichezza con questa prassi di rismontare la zampogna, smontare le ance, bagnarlo per un minuto, 2 minuti, finché non riprendano vita, diciamo così, perché quella c'ha una consistenza legnosa, no? La canna. Puoi raccoglierla nei periodi giusti, tagliarla bene, eccetera, eccetera. È una prassi abbastanza difficile che solamente magari chi ne ha la possibilità può benissimo apprendere questa piccola arte. Mentre invece ad oggi si suona con delle ance sintetiche. Questa per esempio è un'ancia. È un'ancia doppia cilindrica che avevo ricavato da un'ex ancia di una ritta in Mylar che avevo montato sulla mia 28 e oggi l'ho rimontata sulla mia ciaramella 25 di Diego Morzillo a misura Savinelli. Vedete pure che bella ciaramella. Vi faccio sentire la più importante differ la differenza che c'è tra ancia sonora dell'ancia conica e dell'ancia cilindrica. Metto anche un po' lontano. Diciamo che ha un suono abbastanza caldo e ora sentiamo l'ancia cilindrica.
Come vedete, c'ha un suono un poco più chiaro, anche un poco per il modo in cui l'ho lavorata. E si avvicina a tratti un poco alla canna, ma chiaramente non è la stessa cosa. Con l'ancia conica, diciamo, si riscontra un poco più di forzatura nel tenerla tra le labbra. Con l'ancia cilindrica, invece, un poco di meno. Ed anzi, ti esce anche un suono molto, la si riesce a suonare con un poco più di dimestichezza, quindi in questo, quindi proprio così. Manco a farlo apposta. Ovviamente bisogna avere una respirazione diaframmatica, non ti esce con il, come nel flauto dolce. Sì, diciamo che c'è un poco più di semplicità. Torniamo invece al modo in cui magari uno potrebbe approcciarsi a questo strumento. Sia che lo strumento sia dall'ancia cilindrica sia dall'ancia conica, è chiaro, bisogna avere una respirazione diaframmatica. Il primo esercizio che consiglio sicuramente a tutti è sicuramente questo, di fare delle note lunghe. Diciamo solo con l'ancia, in modo tale da far uscire una nota precisa. In questo caso è uscito all'incirca un La. Bisogna pensare un poco anche all'ancia dell'oboe, che tra l'altro è un'ancia cilindrica, l'ancia dell'oboe, o più invece le ance come queste sono tipo come le ance del fagotto. E poi una volta diciamo presa dimestichezza con l'impostazione dell'ancia, che è un problema tra l'altro che molti possono avere anche perché sentono il fastidio delle vibrazioni. Altro consiglio che vi do è far suonare e fare delle scale, partendo appunto dalla dominante che magari vi potrebbe uscire meglio. Questo Re. Anzi, magari eliminiamo le note acute, quindi ovviamente fate attenzione a non stringere troppo sulle note gravi, che sono comunque le note più delicate. Andateci un po' dentro con le note un po' più acute. Chiaramente stoppate il video, tornate indietro se volete ripetere l'esercizio precedente. Adesso passiamo avanti con diciamo, la stessa cosa, solo che arriveremo alle note più acute, per le quali vi suggerisco di alzare un po' la pressione diaframmatica. Quindi in questo caso non torniamo giù. Voglio fare un piccolo appunto
sul sol acuto. Il sol acuto dovete fare attenzione un pochino all'impostazione, perché potrebbe uscirvi un poco calante, cioè voglio dire in questo modo. Esce praticamente un la, una bemolle, altro che sol diesis proprio. Il mio consiglio è di quello di non stringere troppo, soprattutto di non stringere in generale troppo il labbro. Cioè di non arrivare a questo livello stringendo troppo l'ancia, le lamelle, proprio perché più stringete più l'intonazione si alza. Il mio consiglio è di andare sempre così proprio. Darci un poco più di diaframma, ma non toccate la lancia, non toccate la propria lancia, perché cioè, si compromette l'intonazione, si compromette il suono, insomma un sacco di cose. In particolar modo per chi ha cominciato con un'ancia cilindrica come questa. Vabbè che anche per le coniche diciamo non è che ci sta tanta differenza. Per quelle di canna pure, stesso discorso, in questo caso però attenti a non mordere, a non masticare troppo l'ancia, ma perché sennò si strozza subito il suono. Ripetiamo questo, faccio una ripetizione, ovviamente fatelo piano, fate piano questi esercizi che sto facendo. E spero che almeno troviate dimestichezza. Di nuovo, dai. In questo caso potrebbe esservi utile quanto mai imparate a fare Discendi dalle stelle, di cui vi mostrerò anche il tutorial un giorno. Eccetera. Farò un tutorial anche sul Discendi dalle stelle. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e se volete iscrivetevi al canale per eventuali aggiornamenti e noi ci vedremo al prossimo video.